Nulla da dire sul risultato, però mister Santo Falcone ci teneva a catechizzare i suoi ragazzi a non perdere tempo in chiacchiere dentro il campo e in proteste con l'arbitro perché sono improduttivi, sterili e addirittura controproducenti. Comunque abbiamo visto due volti in questo match, primo a favore dei padroni di casa e secondo a favore della Campese. Ma è normale, quando già la prima frazione si è conclusa con un vantaggio così netto da parte dei padroni di casa, è naturale che ci sia un tantino di appagamento. Quindi ai ragazzi ho chiesto soltanto di quantomeno uscire a testa alta, poi onore agli avversari che hanno meritatamente vinto, dimostrandosi superiori per voglia, tecnica. Ed è già questo è abbastanza, quindi. Non era una partita con le bollicine, calcio e champagne, ma tuttavia una partita vera. È stata una partita vera che si è subito messa in discesa per il merito a causa di un gol, diciamo, rocambolesco, ecco, giusto per dare una definizione. Poi, comunque, ripeto, nulla toglie al merito, alla bravura degli avversari, e hanno meritato ampiamente la vittoria, e a noi non rimane altro che fare, insomma, un po' di autocritica, mea culpa, cercare di tesaurizzare, insomma, anche le sconfitte come quella di oggi per cercare di dare un senso al nostro campionato che passa attraverso sicuramente tanta, tanta, tanta sofferenza e applicazione. Uno dei migliori in campo di questo match è stato il portiere locale che ha negato la gioia del gol in almeno 4-5 circostanze. Sì, ma tutta la squadra si è esaltata, anche perché giocare su un risultato già ampiamente acquisito non fa altro che dare autostima, consapevolezza nei propri mezzi. Bravo il portiere, brava tutta la squadra. No, un plauso anche alla società Melito, sempre corretti e ospitali, come sempre, nulla da dire. Stress, emozione ed ansia sono state tenute a bada e quindi la Campese ha potuto esprimere qualche cosa del suo potenziale. Ma io direi che mi permetto di dire che noi non siamo questi visti oggi. Mi auguro sia un incidente di percorso, perché ripeto, si può perdere, ma le modalità della sconfitta sicuramente non devono essere queste. Mi auguro, ripeto, che sia un incidente di Prossimo turno. prossimo turno, credo contro il Polista, un'altra partita difficile. Speriamo di fare leva sulla voglia di riscatto, insomma, dei ragazzi. È così, e poi alla fine rimane sempre un divertimento, un passatempo. Va bene così, insomma. Grazie a mister Santo Falcone. Prego, arrivederci. Il vicepresidente Bruno Morabito della Campese per commentare questo match. Sì, buonasera, match. Giustamente il risultato purtroppo è stato pesante perché 5-1, perdere 5-1 potrebbe sembrare una disfatta. In realtà non è proprio così, perché Chi ha visto il secondo tempo? è il secondo tempo, ma anche purtroppo i primi 10 minuti del primo tempo, perché in pratica noi i primi 10 minuti non siamo scesi in campo, siamo rimasti negli spogliatoi, abbiamo preso 3 gol che possiamo dire ce li siamo fatti da soli. Poi giustamente abbiamo reagito, soprattutto il secondo tempo, potevamo fare altre 2 o 3 reti, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, e loro con una semplice occasione da rete che avevano avuto purtroppo l'hanno buttata dentro. Quindi ripeto, il punteggio può Le essere. strepitose parate del portiere locale. Sì, noi abbiamo preso traverse, pali, l'arbitro probabilmente qualche rigore ce lo poteva pure concedere, non l'ha fatto. Sicuramente abbiamo avuto tantissime occasioni da rete per poter accorciare e avvicinarci al 4 che all'epoca loro stavano, diciamo, quasi alla fine del secondo tempo. Purtroppo non è stato così. Torniamo a casa con un 5-1 che, ripeto, può sembrare un punteggio, un risultato rombante, ma voi avete visto anche la partita, insomma sappiamo benissimo che non è così. Mister Senior e Mister Junior, riscatto doveva essere dopo le battute a vuoto della Polisportiva Melitese, il riscatto è stato, anche se non si è visto un calcio champagne. Sì, Mister. diciamo che la prima mezz'ora è stata bella,
i primi quattro gol è stata anche di buona fattura e di buona... Diciamo che la prima mezz'ora mi sono piaciuti, i restanti 60 minuti no, abbiamo giocato, ci siamo un po' allungati, abbiamo un po' cercato di pensare di fare il quinto, il sesto, invece bisognava stare più compatti. Ha tirato i remi in barca, paga del risultato. Sì, però hai sbagliato. Nessuno ha chiesto questo, la squadra doveva rimanere compatta, purtroppo è successo, io non sono contento, la prima mezz'ora sono contento, gli ultimi 60 minuti no. Diciamo che in casa fino adesso bene o male le partite le abbiamo sempre vinte, fuori casa dobbiamo cercare di fare il risultato fuori casa e speriamo la prossima a Villa di fare il risultato. Il misterino è contento di questa partita o si è annoiato? Mi sono accontato. Il microfono al vicepresidente Salvatore Ità. Oggi ho visto una squadra abbastanza attenta rispetto alle ultime uscite. E certamente onore alla Campese, ma i testi veri verranno da domenica in poi. Siamo contentissimi di questi ragazzi che stanno facendo un ottimo campionato, si sono integrati abbastanza bene. Quest'anno abbiamo voluto fare questo esperimento con l'Under 18 perché noi, il nostro mister ci tiene ai ragazzi per farli crescere in maniera imperiale, perché sono dei ragazzi che meritano, ci sono due o tre elementi che veramente fanno. Oggi hanno brillato come la stella polare Meduri e Surfaro. Sì, nei ragazzi ha brillato anche Scaramuzzino, tenendo conto che lui si è fatto male al primo tempo, poi è uscito e ha fatto per me una bellissima partita, non dimenticando neanche Aziz in difesa, che sta egregiamente svolgendo il suo ruolo. Gurneri, ma tutti i ragazzi dell'Under 18 si sono integrati abbastanza bene con i nostri ragazzi di prima squadra. Speriamo che da oggi in poi, tra virgolette, non tenendo conto come se non avessimo fatto nulla, conteranno le partite quelle proprio toste, e una di queste sarà domenica a Villa San Giovanni. Speriamo di fare una bella partita innanzitutto, un bel bottino, e poi quello che verrà sarà sempre di guadagnato.